Il demonio qui a Porti è spaventoso, scusa. E questo è il motivo per cui ti ho portato qui, caro Roberto, per illustrarti le ragioni vere del nostro progetto. E questo è un territorio straordinario e noi proprio in questo territorio straordinario vogliamo ritrovare il senso del nostro progetto, il senso del rilancio del territorio, perché non ci sono parole per descrivere le bellezze e proprio il senso di bellezza che emana questo luogo. Noi in questo segno vogliamo trovare poi il volano per il rilancio dell'intera economia del territorio. E dobbiamo dare occupazione ai giovani, dobbiamo consentire che in questo sviluppo del turismo, dell'intero sistema del commercio, della pesca, delle attività sportive, i giovani possano trovare finalmente lavoro a casa. Non devono essere più costretti ad andare fuori, devono trovare qui, dove hanno le loro radici, le radici della loro identità, devono trovare il progetto che gli consente di esprimere la propria libertà, le proprie energie. E non dobbiamo dimenticare però che tutto questo deve essere accompagnato anche dalla cura puntuale dei bisogni della gente. Oggi la gente ha riconquistato il lungomare, vedi questo sfondo lungomare che da Villa Alberto arriva fino a Pietrazza, dove sono allocate le prime locomotive della famosa ferrovia Napoli-Portici. Questo lungomare è la storia, bravo, è la storia che si fa progetto, è la storia che diventa futuro. Trovare nelle radici del passato i motivi per il rilancio del futuro, sin dal presente, sin dal presente. E quel lungomare deve diventare finalmente fruibile e deve essere restituito ai cittadini. Bisogna dargli condizioni adeguate di igiene e non basta con le logiche meramente speculative, perché tutto questo può diventare qualcosa di straordinario, ma può diventare anche oggetto di logiche speculative. E noi vogliamo che tutto questo sia sviluppo, ma nella massima trasparenza e soprattutto nel rispetto degli individui, perché parlavano di un porto con 350 posti in barca, ma tu capisci che cosa significano 350 posti in barca? Lo stravolgimento, certo, e poi diventa lo stravolgimento proprio del contesto e le maree che magari cambiano lo scenario naturale. Noi vogliamo rispettare lo scenario naturale e vogliamo fare chiaramente sviluppo ed occupazione nella trasparenza e non vogliamo scendere soltanto oggi a pochi giorni dal voto in un discorso di mera propaganda elettorale. Noi vogliamo rilanciare questo progetto ai cittadini e ci affidiamo al loro sereno giudizio, perché credo che i cittadini sappiano intercettare dietro le nostre facce, dietro le nostre storie, quelle che sono le ragioni vere del nostro progetto. Non carriere, non personalismi, ma solo voglia di dare al proprio territorio le esperienze naturali. E questo sarà il nostro impegno e questo sarà il mio impegno personale, te lo assicuro, caro Roberto. Tu verrai da Napoli qui e troverai certamente una realtà diversa. Che lo auguro, Nicola. Va bene. Grazie, Roberto. Grazie. E tu sempre su questa azienda, numeri su numeri. Scrivo dopo appuntamento, sulla matita scrivo a penne. Come sulla matita? No, perché Ciao, salutiamo. Grazie. Grazie. Ciao.